Dirigente Conti, 3 giorni a lavoro, prefestivi e festivi compreso, per passare in DAD. Poi oggi la decisione del TAR, domani si rientra a scuola. Una notizia aggiunta proprio pochi minuti fa. Sì, domani si rientra, purtroppo, io aggiungo, perché mi sono già espressa, per me l'iniziativa di De Luca era un'iniziativa importante, perché teneva conto della situazione emergenziale. Domani vedremo perché comunque molti non avevano comunicato di essere, diciamo, positivi, cioè l'assenza, perché praticamente parlo dei docenti perché c'era la DAD. Adesso, dovendo venire in servizio, scopriremo domani mattina o stasera tardi, e quindi le classi che io non potrò coprire, non le posso coprire stanotte, no? La segreteria, poi si fa la convocazione, la graduatoria, poi ci devono mandare il Green Pass, insomma, ci vogliono i tempi tecnici. Per cui, se io non ho i docenti, dove vengono gli alunni in classe? Però loro, secondo me, l'hanno calcolata questa cosa. Vogliono questo. Anche perché io so per certo che ci sono moltissimi bambini malati, quindi. Quindi domani avremo una fotografia più chiara circa quanti insegnanti saranno costretti Gli loro a. insegnanti per il momento sono più di 18-20 malate ufficiali, cioè, che hanno il Covid, quindi poi vedremo domani che cosa accade, chi non Alla si sente fine, di voglio rientrare. dire, tutto ricade su voi dirigenti, quindi veramente Ormai l'augurio. carissimo Gennaro, sono 2 anni che va avanti questo inferno. Alla fine, io sono l'unica che va a scuola, cioè, come agosto, settembre, sabato, domenica, non esiste più niente, stiamo in connessione continua. Comunque, purtroppo è una pandemia pericolosa, mo io ho molta paura dei contagi, anche perché molte volte anche con il tampone semplice, le varie varianti non si vedono, non sono colte, quindi risulta negativo, e poi invece dopo 2 giorni sei positivo, quindi questo è una cosa pericolosissima.